Cari amici, ben ritrovati. Ed eccoci a Guénon, René Guénon, dopo Evola e la lettura un po' random di Rivolta contro il mondo moderno sul tema appunto della dottrina delle quattro età, ci accostiamo all'esoterista e tradizionalista francese attraverso l'opera del grande Gaston Georgel, intitolata appunto Le quattro età dell'umanità. Ecco, questo è il testo, questo è il libro. È una delle ultime edizioni del 1975. Scusate. La presente opera che vi segnalo e vi consiglio di leggere è davvero fantastica, colossale, una miriade di fonti, di citazioni e di riferimenti sulla concezione e la fede che possedevano le antiche genti sulle origini dell'uomo, del cosmo e dei ritmi temporali e atemporali che una certa narrazione mitologica tende a rappresentarci con un fascino che poche narrazioni hanno. Ovviamente anche il tradizionalista Gaston Georgel ci tiene a sottolineare la contraddizione esistente tra la nozione dei periodi o età geologiche usate dagli studiosi moderni e quelle delle età del mondo nella definizione della dottrina tradizionale. L'autore, a tale proposito, sottolinea altresì che la scienza contemporanea, le scienze contemporanee, attribuiscono dei periodi di durata immensi alle prime ere geologiche e quindi anche alla durata attuale della Terra, ma questo l'abbiamo già visto, abbiamo adombrato questo argomento nei precedenti video. E quindi, ed etica a tale argomento Gaston Georgel una abbondante parte del primo capitolo, ma ciò che a noi interessa è illustrarvi i contenuti della sapienza antica e sacra, del tutto antitetica, appunto, alla predetta scienza moderna e profana. Ci soffermeremo quindi sugli insegnamenti dottrinali rappresentatici da René Guénon. Quest'ultimo, infatti, è motivo di primaria ispirazione e fonte principale nella suddetta opera Le quattro età dell'umanità di Gaston Georgel, ripetiamo, il quale ricorre frequentemente alla bibliografia guénoniana, ma in modo particolare ad un articolo che l'iniziato francese scrisse negli anni 30, precisamente nel 38, sulla rivista Etudes Traditionnelles, dal titolo Qualche osservazione sulla dottrina dei cicli cosmici. Questo articolo può essere considerato un po' il motivo conduttore del libro del Georgel. Con Guénon premetto che si debba noi aprire la mente, la nostra mente, alla grande dottrina metafisica ed esoterica della tradizione induista. Per quanto ovvio, eseguirò, come sempre, una lettura breve e sintetica e a stralcio della presente opera, al fine, appunto, unicamente di focalizzare in modo simbolico queste profonde verità
sono insite nella dottrina delle quattro età e dei cicli cosmici. Andiamo alla lettura, quindi farò, come vi ho detto, dei salti, dei flash, perché l'opera è davvero ricca e copiosa e particolarmente ben articolata. Allora, qui abbiamo un paragrafo del primo capitolo che si intitola Il Kalpa o ciclo d'un mondo. Abbiamo mostrato come l'invalidamento delle ipotesi geologiche ed in particolare di quelle relative al cosiddetto raffreddamento della Terra comportasse necessariamente l'abbandono della teoria delle ere geologiche ed il ricorso da parte nostra all'antica dottrina tradizionale dei cicli. Ora, per quanto riguarda il problema che qui più ci interessa, cioè la storia della presente umanità e la sua situazione nel corso della storia del mondo attuale, si sa che Genon ne riassume i punti essenziali in un articolo intitolato Qualche considerazione sulla dottrina dei cicli cosmici. Abbiamo visto appunto il famoso articolo del 38 sulla rivista Etudes Traditionnelles. Avremo spesso occasione di utilizzarne i preziosi insegnamenti e fin d'ora ci apprestiamo ad estrapolarne le seguenti definizioni essenziali. Ecco, si chiama Kalpa in sanscrito. Ci stiamo occupando della tradizione induista. Si chiama quindi Kalpa lo sviluppo totale di un mondo, cioè di uno stato o grado dell'esistenza universale. Il Kalpa o ciclo totale d'un mondo si divide in Manvantara o ere di Manu, successivi in numero di 14, formanti due serie settenarie di cui la prima comprende i Manvantara passati e quello ove siamo tuttora, ed il secondo i Manvantara futuri, tutto dentro questo cosiddetto Kalpa, come delle parti, come degli elementi all'interno di un insieme. Questa trasposizione matematico-filosofica può rendere l'idea. Circa la durata di questi differenti cicli risulta dai calcoli indicati nell'articolo di Genon che la durata totale del Manvantara è di 64.800 anni, corrispondente ai 5 grandi anni di 12.960 anni oppure 30 cicli cosmici di 2.160 anni. Dal che si deduce che l'età del mondo attuale è solo di 7 per 64.000, uguale 453.600 anni. Poiché siamo solamente alla fine del settimo Manvantara, ora noi ci troviamo nel settimo Manvantara. Una prima considerazione che salta subito agli occhi è che siamo ben lontani dall'età di milioni come pure di miliardi di anni che certi studiosi moderni attribuiscono generosamente al nostro pianeta. Facciamo altri salti. Ecco qui. Ecco, il Manvantara o ciclo di un'umanità. Si chiama Manvantara o era di Manu, nella tradizione indù, il periodo ciclico di 64.800 anni, corrispondente allo sviluppo totale di una umanità, nella quale il Manu è il reggente. Questa umanità si evolverà su una terra con i suoi poli ed i suoi aspetti peculiari, passando per differenti fasi o età successive fino all'esaurimento totale delle sue possibilità, dopodiché un cataclisma cosmico,
finale sconvolgerà l'aspetto del cielo e della terra, e quindi la posizione dell'asse solare, per far posto in seguito ad un nuovo cielo e ad una nuova terra, soggiorno all'inizio paradisiaco di una nuova umanità retta dal manu proprio del nuovo Manvantara. All'opposto, cioè all'origine del Manvantara presente, la transizione cataclismica da un ciclo all'altro è descritta nella tradizione indù come un diluvio analogo a quello della Bibbia, anche se questo è molto più recente. Andiamo avanti. Ecco, riassumendo e tenendo conto delle precedenti spiegazioni, si può dire che nel dominio strettamente temporale in cui ci si pone abitualmente il termine kalpa o ciclo d'un mondo è attribuito al mondo attuale, la cui durata globale sarà di 907.200 anni, comprendendo sia i sette manvantara passati, ivo compreso il nostro, che giunge alla sua fine, per un totale di 453.600 anni, sia i sette manvantara futuri, se ne deduce che l'età del mondo non giunge ancora ai 453.600 anni. Ecco già una prima conclusione, d'altronde importante, sulla quale torneremo lungamente di seguito. Scusate. Andiamo avanti. Qui si parla di tempo rettilineo e tempo ciclico. Guardate che cose stupende in questo libro, con diagrammi, studi, tabelle di conversione dei tempi ciclici in tempi rettilinei, una cosa fantastica, divisione ternaria del Manvantara, ecco appunto la divisione ternaria dell'età del ferro, ecco la divisione ternaria dei cicli polari, Manvantara 64.800 anni uguale 3 per 21.000 e via di seguito, divisione ternaria dell'età del ferro, Manvantara 64.800 anni uguale 10 per 6.480, l'età del ferro appunto è, la possiamo considerare, cioè l'età del ferro, l'età nella quale stiamo vivendo, il Kali Yuga, della durata di 6.480 anni e via di seguito. Tre cicli polari e via. Cicli polari e spostamento dei poli. Ecco, divisione quaternaria del Manvantara, le quattro età dell'umanità. Quindi la prima età, o età dell'oro, l'età paradisiaca, l'età dell'Eden, è di 25.920 anni, della durata di 25.920 anni. La seconda età, o età dell'argento, è di 19.440 anni. La terza età, o età del bronzo, è stata di 12.960 anni, è stata ed è sempre in ogni Manvantara, passati e futuri, sarà sempre così. L'ultima età, o età del ferro, quella appunto nella quale stiamo vivendo, il Kali Yuga, è di 6.480 anni. Durata totale delle quattro età è 10 per 6.480, vedete che ritorna sempre lo stesso numero,
è appunto 64.800 anni. Corrispondenze. Andiamo avanti. Le quattro tappe della discesa ciclica nella dottrina indù. L'età dell'oro, cronologia e situazione dell'età dell'oro, dell'età paradisiaca. Essa appunto è iniziata nel 63.000 a.C. ed è finita, si è conclusa nel 37.000 a.C. Il Krita Yuga Indù è l'età dell'oro greco-romano, l'età dell'oro o eterna primavera, quando le bestie parlavano. Longevità ed altre prerogative dello stato primordiale, cosa fantastica, affascinante, la rosa dell'Eden, l'età dell'oro e il paradiso. Ecco, i popoli felici non hanno storia, famosa citazione di un noto intellettuale che ora purtroppo non ricordo il nome, comunque è il titolo di una sua opera, i popoli felici non hanno storia, bisognerebbe andarselo a vedere. Dalla caduta alla confusione delle lingue, il grande cambiamento. Ecco, l'età dell'argento dal 37.000 al 17.000 avanti Cristo circa. L'età del bronzo dal 17.000 al 4.500 avanti Cristo circa. Ecco, e dal 4.500 avanti Cristo che inizia la nostra età, l'età del ferro, il Kali Yuga. Dura quei 6.480 anni e quindi dovrebbe concludersi, secondo questi calcoli, appunto nel 2030 circa. Ecco, dopo Cristo ovviamente. E quindi, ahimè, ci siamo? Ma vabbè, comunque il libro è stupendo, veramente ne consiglio la lettura. E vabbè, ecco qui. Bene, le quattro età dell'umanità. Quindi nel 2030 circa si dovrebbe concludere questo attuale ciclo. Ricordiamoci sempre della cittadella interiore di cui parlava Marco Aurelio. Rifugiamoci dentro questa nostra cittadella interiore e nulla potremo temere. Restiamo in attesa della discesa sacra degli emissari degli dèi a breve. Un caro saluto da Umberto Salmeri. La salute sia sempre con voi.